Grazie alle parole del più gentile con cui l'amico Morbidelli ha sollecitato questo mio intervento, che in realtà è una riposa sulla particolare conoscenza del mondo sportivo e degli ordinamenti che questo mondo si dà. Credo che la ragione per cui la cortesia, la benevolenza chi siede a questo tavolo e che ha preso così l'iniziativa di un rilancio della rivista di diritto sportivo, la ragione di questo invito sia il mio interesse, anche questo Morbidelli con tanta cortesia sottolineava, dicevo l'interesse manifestato per il tema degli ordinamenti particolari e delle formazioni sociali. Oggi Bari ha richiamato la nostra attenzione su tutte le norme costituzionali che reggono l'intera architettura della nostra casa. Quindi è strana tutta quell'altra parte della Costituzione in quale siamo sollecitati ad esprimerci la prossima scadenza. Iniziative di un mio allievo e al quale hanno risposto anche loro con una prova di emozioni, di affetto, di amicizia. Una settimana fa a Bologna hanno voluto ricordare i 50 anni della mia raccolta di saggi intitolata a persone in comunità del tema della relazione sociale. Io avverto particolare interesse per questa connessione che anche il discorso sugli ussoli, l'allenamento sportivo, riflessi di un momento particolare che riguarda la persona, lo colloca in una certa situazione così di luoghi, ne favorisce attraverso l'inserimento in ordinamenti particolari, ne favorisce il conseguimento poi di una situazione assai più impegnativa che tocca l'intera società, l'intera sua vita e che lo lega, anche questo è stato evocato con molta efficacia, la cittadinanza che diventa un concetto quasi universale nei tempi in cui diventano cittadini romani, uomini situati nell'impero, raggiunti quindi da una condizione in cui si ritrovano per alcune appartenenza all'umanità del tempo, quella rilevante, si ritrovano come soggetti di un solo. Quindi chi abbia portato attenzione allora per ragioni che si legavano all'applicazione del nostro testo costituzionale nei primi decenni di vita, per chi allora abbia avuto sì, la sollecitazione a occuparsi del tema delle società intermedie, sempre l'ordinamento sportivo è stato un settore che per interessi specifici, per l'esercizio di poteri, di fatto, e per la implicazione che lo svolgimento di attività sportiva rivelava sull'intera vita e sulla situazione quindi della persona al di là di momenti formali. Sempre l'ordinamento sportivo, dicevo, ha costituito uno dei passaggi su cui l'attenzione veniva portata quando dalla forma aperta delle formazioni sociali di sviluppo della persona si passava a un tentativo di individuazione in concreto
delle formazioni che nel momento della Costituzione rappresentavano come tipiche dell'intenzione sociale e che ricevevano nello stesso testo costituzionale una menzione e un trattamento particolare. Quindi il discorso sulle società rivestite di questo carattere di essere collocate tra l'individuo e lo Stato, contemplate nella norma della Costituzione come momento importante allo sviluppo e all'esplicazione della personalità. Allora, il discorso delle condizioni tipiche insisteva sulla famiglia, sulle confessioni religiose, sull'organizzazione sindacale e quindi sul partito politico, ma questo non voleva tradursi in una considerazione ridotta, molto parziale, delle realtà sociali da ricondurre poi a questa disposizione, appunto dicevo, e anche di questo era stato sottolineato il carattere aperto. Dicevo, delle realtà sociali che sempre avevano reclamato così la natura di coordinamenti che si impongono allo stesso ordinamento dello Stato. Qui adesso abbiamo un fenomeno altrettanto importante che attraverso una certa qualificazione che si ottiene nell'ambito dell'ordinamento particolare di una organizzazione sportiva si accede ad una indole che poi coinvolge la persona, il figlio di stranieri che entra nell'ordinamento sportivo, lo portano poi a godere di una situazione, di uno status che lo impegna nell'ordinamento della comunità. Mi pare particolarmente importante quindi che si torni e a parlare dell'ordinamento sportivo come di un ordinamento che appartiene alla nozione della norma che è posta proprio risultare una delle primissime norme in cui si esprime l'organizzazione della società, dello Stato, appunto queste informazioni sociali, di sviluppo della persona e non solo strumento di questo sviluppo, ma riguardate in quella norma anche nel senso che i diritti fondamentali della persona si manifestano e vengono tutelati anche nei confronti di queste stesse organizzazioni che hanno questa funzione di mediazione tra l'individuo e la comunità statale. A me pare appunto che occuparsi di ius soli con riguardo alla realtà sportiva e con questo approdo una nozione di cittadinanza svincolata da criteri strettamente formali e sottolinea invece dati anch'essi fisici relativi al rapporto con il luogo, la residenza, che fissa requisiti di età diversi per ciò che riguarda appunto l'inserimento in questi ordinamenti settoriali. Mi pare che quindi sia una materia che veramente si presta ad allargare i confini in cui si muoveva il giurista quando ha iniziato sulla base di denunciati costituzionali a cercare di dare un contenuto a queste forme così ampie come quella della formazione sociale in cui si sviluppa la persona. Lo stesso legislatore adesso, intervenendo anche di recente in materie diverse, probabilmente entrano nella
disciplina generale al servizio di una disciplina specifica, come è avvenuto per le unioni civili, in cui proprio viene richiamata una funzione che generalmente spetta all'interprete, ma stavolta è lo stesso legislatore che la sollecita e chiama questi fenomeni in quali tenta una regolamentazione che è basata in primo luogo sull'autonomia collettiva privata e poi però tocca altri punti in cui è ovviamente dello Stato farsi carico del regime della materia e il legislatore stesso rinvia questa nozione di promozione sociale iscritta nella norma di apertura del testo costituzionale. Promozione sociale che vada anche a rimuovere lo stato di fatto alla promozione generale dell'uguaglianza di fronte alla legge, anche di queste norme che abbiamo sentito in chiaro, e commentare che studiando il tema del tesseramento nell'ambito dell'ordinamento, l'acquisto di una condizione rilevante innanzitutto nell'organizzazione dello sport e poi attraverso questo canale rivestita di significato anche per la legge di tutti, nella legge della comunità, a cominciare da quel rapporto che la cittadinanza istituisce. Mi pare che questa materia veramente possa ricordare a chi l'ha visitata oltre che un secolo fa, e quindi la segue sempre con attenzione, accresciuta dalla modernità delle accezioni in cui oggi può essere seguita, può essere assunta, può essere sviluppata. Mi pare che sia senza dubbio importante questa riscoperta del tema, ecco, al di là dei limiti che allora soffriva, e invece aperto, ripeto, anche per ciò che riguarda tema in generale della cittadinanza, la scoperta anche della dimensione di cittadinanza che prescinde da quei caratteri formali che dominavano il concetto, qui abbiamo la rilevanza di un ordinamento particolare, extra o prestatuale, sul quale non incide la condizione della persona, del nucleo familiare, dei genitori particolari, e apre invece proprio ad una maniera di porsi di fronte a questi temi che riposa in maniera persuasiva, in maniera non trascurabile dal punto di vista del nostro tempo, lo apre a una considerazione nuova, assai interessante, della promozione sociale e della finalità per cui nel testo costituzionale appunto questa istanza pluralista veniva manifestata, enunciata all'apertura del testo costituzionale, lo sviluppo di una persona. Mi pare che lo sport in particolare evochi questa esigenza di sviluppare il progresso. Credo che questo un titolo che si è tradotto in un invito di riflettere, al quale avrei voluto rispondere meglio che in queste poche memorie di una vecchia consuetudine di studio di questa materia. Vi ringrazio.